a tutti, nuovo video sui libri. Allora, qui vi parlo di un libro che ho comprato, si chiama Beyond Beating Basics, che diciamo tra tutti i 7 libri che ho comprato è quello che mi ha soddisfatto un po' di meno, perché mi aspettavo qualcosa di diverso. Però, ci tengo a precisare, non è che il libro non valga la pena di essere acquistato, assolutamente, però per quello che cercavo io non mi è utile. Perché visto il titolo, che tradotto è circa Oltre il perlinare di base, credevo che all'interno ci fossero delle tecniche un po' più specifiche, cose un po' più complesse, non lo so, non so dirvi, ma mi aspettavo qualcosa di più succoso. Magari anche un'ispirazione semplicemente per dei progetti, invece no. È vero, è un libro, diciamo, che non tratta proprio le tecniche di base, però non è neanche molto avanzato. Il libro è bello, cioè ci sono dei progetti, ci sono spiegate le tecniche di base, come ad esempio la right angle wave, il peyote, la square stitch, il vertical netting. E poi c'è anche qualcosa sull'embroidery, se non mi sbaglio, ma qualcosa di semplice. E poi in poche parole avete dei progetti che potete realizzare che sono fonti di ispirazione. Però sono progetti veramente molto 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 semplici. Cioè, secondo me questo libro va bene per i principianti. Se già magari avete quella dimestichezza, magari per creare un paio di orecchini semplicemente inserendo i materiali sul chiodino e poi creando il pendente, se magari semplicemente create collane inserendo tutti i materiali su un cavetto d'acciaio rivestito di nylon, fate le asoline e avete completato la vostra collana, allora sicuramente questo libro è un passo successivo, perché vi aiuta ad entrare in un mondo di tecniche un po' diverse, il peyote, la netting, qualcosa di embroidery, ci sono dei progetti un po' più complessi, ma niente di che, diciamo. Se invece avete già una certa dimestichezza nel creare gioielli, siete già abituati a creare qualcosa di complesso e soprattutto siete persone che hanno una loro fantasia propria e quindi riuscite in qualche modo ad andare avanti da soli, anche solo ispirandovi magari a delle immagini che avete visto, questo libro secondo me non è necessario. Sembra quasi un vademecum per il secondo step nella creazione di gioielli. Però, vi ripeto, secondo me è adatto per persone che sono per lo più principianti o comunque a livello proprio strettamente successivo rispetto al principiante. Perché per chi sta già un po' più avanti, secondo me il libro è un po', come dire, inutile, nel senso che tante cose probabilmente le sapete già e tanti progetti che sono anche presentati probabilmente li avete già realizzati da soli con la vostra fantasia oppure perché avete visto degli schemi su internet o magari su qualche altro libro. Non c'è niente di eclatante. Comunque il libro è fatto bene, ci sono delle spiegazioni naturalmente scritte e ci sono delle spiegazioni grafiche. A me sembra molto chiaro, poi tra l'altro i progetti che presenta sono molto semplici. E non ho nient'altro da dirvi, tutto qua. Niente, vi faccio rivedere il libro. Eccolo qua, questo è il libro. Anche qui per il prezzo non so dirvelo perché sicuramente è scritto in dollari o sterline, cose del genere. Quindi, come al solito, se siete interessati ad acquistarlo, potete guardare su thebookdepository.com oppure potete cercare anche su siti italiani che vendono libri come bol.it o ibs.it. Però ricordatevi che se cercate libri inglesi, perché questo naturalmente è un libro in lingua inglese, su un sito italiano, lo dovete cercare all'interno della categoria Books di questi siti. Cioè la categoria che riguarda tutti i libri in lingua inglese, altrimenti non trovate niente. E niente, vi saluto. Ciao!